Buongiorno, si riparte ragazzi, si riparte. Oggi è un po' prima, siamo svegliati un capellino prima. Guardiamo se in questi giorni ci siamo divertiti, in questi giorni veramente è valsa la pena. Si è aspettato qualche giorno e ora si riparte per la montagna. Vai avanti, avanti, avanti. Sempre avanti ragazzi. Ancora non è l'alba. Buongiorno. Ho visto il bar aperto. Si può fare colazione? 5 minuti arrivo. C'è anche una sfoglia. C'è una sfoglia. Perfetto. Foglia alla mela. E un cappuccino anche fatto. Eccoci qua al Grand Hotel. Posti bellissimi, ovviamente non c'è un'anima a giro. E vai, tira vento ragazzi, tira vento, tira vento. C'è poco da fare. Questo vento non ci vuole. Avanti, avanti, e vai ragazzi, di nuovo il bosco, avanti, 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 si troverà qualcosa oggi, ma che si troverà qualcosa oggi? Siamo di nuovo nel bosco, come si è detto poco fa, e subito si inizia a vedere qualcosa ragazzi, guardate, ma guardate, guardate i funghi che ci sono. Mamma mia, straordinario, bellissimo, bellissimo, avanti, avanti, avanti. Ragazzi, qui c'è un super, super fungo, guardate qua, ma guardate qua, ma guardate qua, ma guardate qua che super fungo, è nato, mamma mia, mamma mia. No, straordinario, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Avanti, avanti, avanti. E vai, ci si diverte anche oggi, forse. Guardate un residuo bellico, ho mangiato, però il gambo non sarebbe stato un brutto fungo, però non è rimasto nulla, vedete? Stanno proprio nascendo adesso, funghetti così, sono di stanotte e guardiamo meglio, dai. Guardate un po' qua, guardate un po' qua, 1 e 2, ragazzi, bello. Qui non c'è un fungo, però c'è un qualcosa di veramente bello. C'è un sasso enorme, vedete? Un altro sasso, e sopra a questi due sassi, guardate cosa c'è. Un bellissimo castagno. Mamma mia, la natura, ragazzi, è inarrestabile, inarrestabile la natura, bellissima. Avanti, avanti con questo castagno. Guardate dove è un fungo, a contrasto con un sasso, come solitamente si trovano, no? Sono attaccati ai sassi perché rilasciano calore. Avanti, avanti, avanti. Vedete nulla davanti a voi? Wow, guardate qua. Guardate i funghi ragazzi, mamma mia, avanti avanti nelle foglie dove si è rimasto un po' d'acqua, eccolo, bello, nascita, eccolo qua, guardate i funghi, stamattina funghi strepitosi, funghi bellissimi,
avanti, avanti, avanti. Vi ricordate, ragazzi, un paio di giorni fa qui sotto questo ho coperto un funghetto, non è cresciuto molto, vedete, è già mangiato, e qui anche questi altri due sono piccolini e bisogna riaprirli, non c'è nulla da fare. Avanti, avanti, avanti. Guardate un altro bel fungo, ma guardate il fungo, ragazzi, guardate qua, guardate qua. Ecco, un altro. Eccovi un altro funghetto, ragazzi, eccolo qua. Da-da. Io mi aspettavo più questi, sì, ma avanti, avanti. Eccolo. Mamma mia. Guardate qua, che bellezza di funghi, ragazzi. Vediamo se ce n'è un altro, avanti. Ecco un altro funghetto di nascita. Vedete, funghi di nascita per gli uomini venienti, ma non moltissimi. Avanti. Il suono delle campane nel bosco è sempre una cosa straordinaria, sentite? Avanti. Ehi, ragazzi, guardate, finalmente si vede qualcosa di nascita, guardate per lì. Avanti, in tempo a dire, ce n'è due, e guardate, ce n'è un altro bellino, guardate, un quadrettino di famiglia. Questa è una funghetta bella, avanti, guardate, ha alzato un sasso, una farfallina grande, e qui un sasso è stato alzato da questo bellissimo fungo. Wow. I funghetti di nascita sono così. Si copre e si troverà fra qualche giorno. A voi se c'è sempre. Avanti. Ovviamente ce n'era rimasti uno. Non avevo visto di nascita, proprio funghetto straordinario, e avanti, tutti non si vedono mai, ragazzi, vedete, funghi sono nascosti bene. Guardate questo, che funghetto, avanti, vedete, questi sono i funghi di stamani mattina. Quello un po' io mi aspettavo, funghi di nascita, bellini, sani, belli, avanti. Eccoci qua, si conclude anche questa giornata. È stata un po' particolare, diciamo, la definirei interlocutoria. Dopo le grandi raccolte dei giorni scorsi, oggi sembra ci sia un po' una ripartenza. Non ho trovato nemmeno un fungo vecchio, quindi i funghi vecchi, come avete visto le volte precedenti, finiti, proprio non ce n'erano più. E ho ritrovato tutti i funghetti, una trentina di funghetti, per l'esattezza mi pare siano 28. Guardate un po', non è poi andata male, qualche bel fungo, e poi tutti i funghetti di nascita, guardate un po'. Non male, dai, ci si può accontentare? Assolutamente sì. E vai, ragazzi, avanti, ripartano. Raspini. Ma li avete trovati?
Pronto? Oh! Cristina! Ciao. Ci siamo! Avanti! Ecco, è stata detto. Ah, è bellissimo, va! Ti sembra un po'? Vabbè. Il viottolo. La Cristina era vede il video, avanti. Comunque per me la onnella zona è cristallina. Quale? Perché? Io sono più propenso che l'abbia entrati magari verso la Verna, la Capolona, verso. Io non so che. Perché è sempre Casentina anche lì, insomma. Cristina, avanti. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.